vedi, Pelatino, se prendo una bottiglia di vino, la stappo e mi faccio un bicchiere, riesco ad apprezzare questo vino. Lo bevo ed è piacevole. Ma se i bicchieri diventano due, sono già nella strada dell'esagerazione. E se continuo, terzo, quarto bicchiere, finisco la bottiglia, mi ubriaco. E tutta la cosa piacevole dell'assaggiare un vino si è trasformata in devastarmi, perché poi finisco una bottiglia e ne stappo un'altra ancora. E il punto è sempre lì, nell'esagerazione. Se tu conosci una persona e quella persona ti piace e l'appuntamento sembra andare nel verso giusto, non bisogna mai esagerare nell'andare oltre e fare quello che ho fatto io. Di cazzate ne ho fatte tante e ogni volta mi chiedo se riuscirò a fare peggio. La risposta ormai la conosco. 2 anni fa sono partito in un viaggio in camper per l'Europa in una settimana col mio amico Leonardo e la sua ragazza. E ho portato con me una tipa che ho conosciuto la sera prima. Ma Emanuele, dici sul serio, sei stupido o cosa? Chiaramente poteva andare tutto liscio. Invece io e lei abbiamo litigato dopo 2 giorni di viaggio. Quindi, imparata la lezione, ho deciso di non replicare mai più una cazzata simile. Giusto? Fino a quando? Pochi giorni fa ho avuto un appuntamento con una bellissima ragazza e la serata è andata così bene che ho pensato, ma perché mai dovrebbe finire? E il problema è che poi a un certo orario, non so perché, le ho proposto, ma se andassimo in vacanza in Sardegna? E ci siamo davvero andati. Ho guidato tutta la notte, ho preso i biglietti per la nave, ma porca miseria. A volte sono davvero convinto che con la testa non ci sto del tutto. E con ben 2 ore scarse di sonno sono al porto di Livorno, sono le 9 del mattino. E quindi abbiamo deciso di trascorrere 72 ore insieme in Sardegna. Qualcuno di voi ha mai visto il film commedia con Ben Stiller, Lo Spaccacuori? La trama è questa: Ben Stiller sposa una tizia conosciuta un mese prima e solo nel viaggio di nozze scopre che lei è molto diversa da ciò che immaginava. Sei una femminuccia. Ecco, non voglio fare paragoni troppo esagerati, però insomma, niente, sono una testa di cazzo e dovrei smettere di guardare tutti sti film. E guardo il mondo da un oblò. Mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro 2 calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. Luna, non mostri solamente la tua parte migliore. Probabilmente, anche se fosse stata la ragazza giusta per me, fare una cosa così eccessiva sarebbe stato un problema, avrebbe potuto compromettere la conoscenza. Luna ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare. Ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte. Il problema è che è esattamente come nel vino, in un rapporto, se entri troppo velocemente nella vita di quella persona che ha 1000 sfaccettature diverse dalle tue, ha un carattere che devi iniziare a conoscere, ma lentamente. Se ti fiondi in questo modo così aggressivo, inizi non solo per non apprezzarlo, ma per romperti le palle. Sì, no, tu hai fatto come sommelier, quindi, che in teoria dovrebbero assaggiare 1, 2, 3 vini, forse 4 bicchieri, e poi dovrebbero smettere perché non si sente più il gusto giusto del vino, in teoria. Quindi, primo bicchiere, secondo bicchiere, terzo bicchiere, bottiglia. Hai già superato la soglia, non sei più capace di capire cosa cazzo sta succedendo. E non ti fermi e vai avanti. E tutto questo poi ti porta a un hangover tale per cui il piacere di aver assaggiato quel vino si è trasformato nella nausea di non volerne sentire mai più l'odore. No,
non è così difficile da capire un bicchiere di vino bene, un'intera bottiglia male, un normale appuntamento autoconclusivo in giornata bene, una vacanza di 3 giorni in un'isola al primo appuntamento male. Poi c'è un po' di vento, però non mi dispiace per niente. Io avevo comprato questa, che era una crema 50 per evitare la brustolisse, e invece ha voluto tutti questi prendere la 30 abbronzante. Infatti adesso non riesce a muoversi senza lamentarsi, perché si è bruciato un po' troppo. Queste sono le piccole cose che mi fanno un po' girare il cazzo. Ci vogliono i tempi giusti, non bisogna mai affrettare troppo le cose. Almeno ho imparato questa cosa. Alla fine, vabbè, vi lascerete comunque un bel ricordo. Cioè, fra qualche anno voi vi ripenserete a quella vacanza fatta, che non per forza doveva andare bene, ma sicuramente sono stati dei bei ricordi. Ehi Manu, non so se mi hai chiamato o ti è partita per sbaglio, cosa che a me a volte succede. Sì, partita la chiamata. Ste cose sono così difficili da fare, però vanno fatte, e sono del parere che non c'è un modo migliore o peggiore per farle. Però certo, farla attraverso un video che ti appare in homepage su YouTube è proprio originale. Ah, davvero, cioè, secondo me è una cosa innovativa. Vabbè, allora, quindi, partiamo dalle frasi fatte. Sei una ragazza stupenda. Cioè, sono frasi fatte, però le penso davvero, credimi. Cioè, lo sai, insomma, è inutile che... Non hai nulla che non va, il problema sono io. Cioè, anche tu in realtà. Sta andando a braccio, intendo dire. Siamo caratterialmente diversi e non ha senso continuare la frequentazione, secondo me. Poi, vabbè. Oh, ci siamo fatti un viaggio, ci siamo... Cioè, io me la so goduta, secondo me anche tu. Le cose iniziano, finiscono. Non lo so qual è attualmente il tuo stato d'animo, se sei felice, triste, se te ne stai sbattendo. Francamente spero nell'ultima. Per stringere, sono felice che ci siamo conosciuti, che ci siamo frequentati in questi giorni, e ti auguro di spaccare. E niente, io continuerò a fare questi video da disadattato su YouTube per un tot di anni, e poi vediamo che succede. Comunque, cazzo, ho messo pure la base karaoke della canzoncina di coso, Luna, che abbiamo canticchiato tutta la vacanza, ma sono proprio stronzo, porca miseria, non c'è un cazzo da fare. Vabbè, senti, mi dispiace.